Popolo di YouTube, bentornati in un nuovo video al freddo e al gelo. Ho cambiato la postazione, siamo a casa mia in Galfalandia, però ho appena acceso i riscaldamenti. Quindi mi vedete con la copertina perché sono anziano e altrimenti mi viene un malanno. Questo è importante. Dietro ci sono delle foto mie nudo, guarda, c'è una foto mia nudo, non so se mi bannano da YouTube. E dei Babbi Natale, c'è Tony Tony Chopper, quindi tutto bellissimo. Oggi andiamo a parlare di Ravnica Legions, ragazzi, la nuova espansione di Magic che uscirà il 19, mi pare, gennaio, insomma, a metà gennaio. Quindi, per iniziare il primo video riguardo a Ravnica Legions, voglio parlarvi delle abilità nuove, perché come sapete in Ravnica ci sono 10 gilde totali, gilde di Ravnica ne ha prese in considerazione 5, le altre 5 escono proprio con Ravnica Legends. Le gilde sono, che andiamo a vedere, saranno Azorius, Orzhov, Rakdos, Simic e Ghoul. Quindi queste sono le 5 nuove gilde che vedremo nella nuova espansione. Andiamo a vedere le abilità, quindi le meccaniche nuove che si inseriranno per ogni gilda. Siamo pronti? Andiamo a vederle. Allora, sia chiaro, oggi non parliamo delle carte specifiche, voglio parlare solo dell'abilità in generale, poi nei prossimi video, nelle prossime settimane, chiaramente parleremo anche delle carte, quali saranno le carte più interessanti, perché stanno cominciando ad arrivare spoiler notevoli. Oggi parliamo solo delle abilità e le commentiamo in modo molto, molto easy, molto rilassato. Ed eccoci qua, a parlare delle abilità. Partiamo dalla prima. Orzhov, l'abilità di Orzhov è un'abilità per adesso solo delle creature, mi sembra proprio solo delle creature, che è Afterlife, può essere Afterlife X, quindi uno come tanto, una creatura che muore, se ha l'abilità Afterlife metterà tante 1-1 spirite bianco-nere con lifelink volanti, senza lifelink. Abilità molto forte in limited, molto forte proprio in generale, perché chiaramente queste sono tutte creature che fanno qualcosa anche quando muoiono ed è un'abilità molto potente. Quindi Orzhov è sicuramente da tenere d'occhio come meccanica e come carte. Quindi sicuramente un'ottima prima abilità. Seconda abilità di cui vogliamo parlare è l'abilità di Azorius, che è Addendum. Addendum è un'abilità, se prima quella Afterlife era solo sulle creature, Addendum sembra sia solo sulle spell. Anche perché è un'abilità che dice solo sugli istantanei in realtà, perché l'abilità dice se tu giochi questa carta nella tua main phase, allora ha un effetto extra. Come vedete, Sphinx Inside, 4 mana, peschi 2 carte, se l'hai giocata nella tua main phase guadagni anche 2 vite. Questo è l'esempio di una carta addendum abbastanza standard, ok? Quindi se la giocate nella vostra main phase, succede qualcosa di extra rispetto al normale. Terza gilda di cui parliamo è Rakdos. Rakdos si va un po' più sull'aggressivo, sul cattivo, perché l'abilità è Spectacle. Spectacle e poi un costo. Tu puoi giocare la carta al costo di Spectacle se hai fatto danno nel turno all'avversario, altrimenti non puoi utilizzare l'abilità Spectacle. Rakdos è una gilda notoriamente aggressiva. Spectacle è un'abilità che ci sta per questa meccanica. Ci sono due tipi in realtà di Spectacle. Semplicemente, come vedete da Light Up the Stage, può essere Spectacle e un costo di mana inferiore della carta. Quindi, se per caso voi avete fatto danno, la carta la pagate meno. Oppure, di contro, ci potrebbe essere qualcosa come Rixmad Reveler che ha l'abilità di Spectacle, costa di più rispetto al casting cost vero, però se tu la giochi uno Spectacle fa qualcosa. Quindi ha questo doppio utilizzo Spectacle, sia per attivare abilità strane delle creature, delle magie, di quello che capita, sia di andarti a scontare qualche carta. Quindi molto interessante questa abilità e molto interessante nella meccanica Rakdos, chissà che se sarà il nuovo Boros oppure se il nuovo Boros sarà Ghoul. Perché ora andiamo a vedere Ghoul, rosso verde. L'abilità è Riot, funziona solo sulle creature e dice
tu, quando giochi questa carta, quando giochi la creatura, scegli se fai lentare con un segnalino più uno più uno o con haste, quindi con rapidità. Questa è proprio l'ignoranza. Metti il pezzo, ti picchio subito o lo baffo. Bella, mi piace, bella aggressiva. A noi giocatori di Magic ci piacciono quando ci mettono queste meccaniche aggressive. Il rosso, considerando anche probabilmente Ravnica, Gilda di Ravnica, è il colore più aggressivo delle due espansioni, senza dubbio. C'è Rakdos, c'è Kriul e c'è Boros di là, quindi sicuramente il rosso è il colore più aggressivo tra tutti. E Riot, abilità molto interessante, molto forte, credo, anche se poi troverà le creature giuste. Però l'abilità, lo vedete anche dal Gruul Spellbreaker, picchia davvero sodo. Quindi, ne abbiamo viste 4, andiamo a vedere l'ultima, che è Simic. Simic, allora, è la gilda che più è rimasta sui suoi passi, cioè... Già un tempo, quando c'era Ravnica, il ritorno di Ravnica, Simic sfruttava i segnalini più uno più uno. Non si sono, diciamo, discostati tanto, perché sempre sui segnalini più uno si basa. Come vedete da Zagana, l'abilità è Adapt 4, cioè Adapt X. Se questa creatura non ha segnalini, paghi il costo e ci metti i segnalini sopra. È un'abilità molto interessante, perché ti permette di fare le creature belle cicce. Belle cicce. In Limited ti fa snowballare. Da sempre è un'abilità che in Constructed ha fatto fatica, in realtà, perché comunque c'è molta più facilità in costruito di spaccare creature anche se buffate. Quindi in Limited molto molto forte in generale, in Constructed proprio come abilità secca. Poi se rilasciano carte potentissime è un altro conto, però di base credo che ci sia questa differenza fondamentale tra Constructed e Limited, proprio nel considerare l'abilità Adapt. Quindi, queste erano le 5 abilità di Ravnica Allegiance. Ragazzi, siamo ancora all'inizio, non abbiamo ancora visto, abbiamo visto tipo un quinto delle carte totali, quindi siamo ancora lontanissimi dal poter dire qualcosa, ma sembrano molto interessanti. A me piacciono molto le abilità che hanno spoilerato. Mi piacciono anche alcune delle carte che hanno spoilerato, le andremo a vedere in un prossimo video, sicuramente, nei prossimi video, perché chiaramente espansione nuova mi ha messo il giusto hype. Ragazzi, noi ci vediamo domani con un nuovo video, oppure tutti i giorni su Twitch, come sempre. E buon Natale se non ci risentiamo, eh. Buon Natale a tutti, guardate i Babbi Natale.